per colpa di Brazzo, no? Abbiamo iniziato a fare una intro bellissima. Ah sì, eh? E però non c'era salvata la, e quindi parlavamo di terra cava e satelliti artificiali e comunque andate tutti sotto l'ultima foto di Brazzo e scrivete grazie per averci dato una luna artificiale di metalli agglomerati per regolare le maree di questo bellissimo pianeta Terra dopo l'esplosione del pianeta Lucifero. Benvenuti da Fada e Barlo, figli della merda. Mi passami sul cazzo, un felice regresso a tutti voi dagli Arcade Boy. Non fare così, sono malato, sono malato, sono malato. Io ho fatto due giorni di fila di TRX e... ma non la radio, proprio TRX con la radio. Quello che... TRX Radio! Sì? Sanno loro. Vai! Niente, allora di solito i ragazzi ci mandano le letterine. Quest'oggi in realtà non abbiamo la letterina. C'è una videochiamata, una videomessaggio. Un videomessaggio. A proposito, se volete che Schioffi venga in trasmissione e parlare per i cazzi che sta avendo con le femministe. Ma chi Schioffi con le femministe? Scrivetemelo qua sotto. No. Gli hanno chiamato mentre andava a lavorare, mentre andava a suonare, gli hanno bloccato il concerto perché lui nei pezzi dice succhiami il cazzo, cose del genere, e le femministe lo stanno più facendo lavorare. Scrivetemelo qua sotto perché è molto importante che non ci sia fatto del mobbing, soprattutto nella situazione underground urban come l'hip hop, perché è una delle cose più pure e più aperte che si possono trovare. Mettere censura una cosa del genere è Ma le fan di Schioffi dovrebbero fare una controprotesta contro stanno facendo tutto, ma non sai benissimo quanto queste è lobby forte la lobby, e quindi tiriamocene contro anche noi che già lavoriamo tanto. Bravo, vabbè, tanto perché noi vai, grazie Schioffi, sempre solo problemi, grande, meno male che ci sei. Allora vai. Stavamo dicendo, il ragazzo ci ha mandato una videochiamata, un videomessaggio. Dove minchia lo metto? Eccolo qua, videomessaggio per gli Arcade Boy. Non la lettrina questa volta, ma un videomessaggio. Vai! Mamma mia. Ciao ragazzi, vi invio questo video perché mi sentivo un po' un robot scrivervi per email cosa fosse il mio progetto. Allora, il mio progetto che poi... Ma che cazzo è successo? Mio, ma anche del gatto che mi si scatafascia addosso. Bene. Non è solo mio, ma anche del mio videomaker, del mio beatmaker. Perché tiene le mani sul maglione come i gay? Si apre con Instabile, che è il primo singolo, ovviamente, di una serie di singoli che si susseguiranno. Ma come? A te è difficile, gradisci lambire gli organi sessuali maschili altrui o anche i tuoi stessi? Allora, nella tua bocca, la lavorazione di questo singolo, visto che è stata fatta tutta in casa, tutta da noi. C'è un video, io sì. È stata dura. Ti viene tutto sudato. Fratello mio, quanto sono dura. Non sai quanto. Un sacco. Il budget che può sembrare sto gatto nero dietro mi tocca molto alto da come il video in realtà è molto basso rispetto a quello che noi volevamo. Anch'io volevo budget 50 euro invece l'hanno pagati 10. Sì. È stato guadagnato alzando mattoni e facendo tutt'altro che rap. Giusto. Bravo, penso, bravo. Flex e mattoni, strada debba fare. Dai, Niente, allora. Vorrei semplicemente un vostro parere più sincero possibile. Sì, non c'ha bisogno di parlarmi un'ora. Grazie. Prego. Ciao. Ciao. Salutiamo anche il gatto nero che sicuramente ha portato fortuna sì, a questo progetto. Allora vediamo, lui si chiama Forestiero. I tuoi cazzo di germi. Non sono più vacillare adesso. Non sei vacillare? Vacillo. Forestiero instabile, vediamo cosa combina. Ah, lui è forestiero o instabile? Lui è abbastanza instabile ma è un forestiero. Ah, è un forestiero instabile. O Pellegrin che viene da Roma al Balbiro. Pellegrin che viene da Roma. Aspetta, chiederei alla regia se mi porta la cassa, per favore. Sì. Pellegrin che viene da Roma, Barbirot. Sì. Con le scarpe rotte e baggi. La cassa, no, è lì. È ritardata, è la attaccata. Regia.
Dai, continua, continua la gag della sigla. Ah, dentro. Non appena fu arrivato Valbiro, l'osteria se ne andò. E Valbiro spirò celva. Non appena fu arrivata l'osteria se ne andò. Vabbè, oh, è arrivata la cassa. Sera, signor oste Valbiro, c'è pronto, una camera per me. Allora. Era il folk popolare. Forestiero, instabile, produzione. Scrivete qua sotto se volete il folk popolare piuttosto che le. Vai. Cosa fa? Si lancia dalla scaletta. Quindi una scala. È impermeabile nel. Ma come sei indie, mamma mia, quei mocassini. Spero che le scarpe le hai dovuto buttare via. Dai, lanciati. Tanto è l'impermeabile, non ti bagni. È meglio di l'80% dei video che sì, abbiamo visto. Sì, bravo. Ha fatto l'alba. C'è questa nuova wave che spacca. Il video è percentuale, ma a volte ha delle cose gratuite da. Troppi sacrifici e zero dai. Ma che te porta? Qui c'è il budget del video è stato basso. Però guarda che è un video. È concettuale, figo. Ha qualche ricchionata gratuita, però. Bella. Andiamo alla follia. Non mi aspettavo. Bello quando sperimentano col strana a scatti però qua siamo liberi ma non di molto. Cioè non è fluido qua, eh. Sì, quando tu la troppo fissa in questa roba. No, cioè, a scatti, questo, si muoveva a scatti. Tutto lo sproforo aggrommato. Musicalmente è super sperimentale. Sì, veramente no. Si divertono, io mi sento solo anche in mezzo alla gente, sono depresso. Chitarra è vera. Raga, tutto bello. Esplota tutto il discorso rap, eh? Non male. Infatti è una buona alternativa. Poi per essere fatto lo budget, guarda quanta gente c'è. No, ma poi è concettuale, figo, ti ho detto, c'hanno qualche rizionata che non mi è piaciuta. Era solo vero, ragazzi. Adesso dice che ha tutto uno scherzo e lui è etero. Quindi c'è. Sono un sacco di ore a guardare le video degli altri. Se mi incontri per strada pensi che io sia solo un passante. Forse non pensi niente. Continui, vai dritto per la tua strada. Fai delle pause quando reciti, però, cioè. Bellicoso. Non ne facessimo parte. Però le hai messe le virgole, perché non dai la pausa? Ma anche lui odia il suo vicino. Chi sono io? Ma vai a fa' un coglione sei. Bello, allora. Bello, cazzo. Il video è figo perché è concettuale. Il recitato alla fine no, perché. A me è piaciuto. Mi ha ricordato i Bellicosi. Sì, ma il recitato, devi avere anche delle pause. I Bellicosi. Soprattutto se ma che cazzo me ne frega? Non saranno stati bravi anche loro a farlo. Sì. Dopo parlando di lui, non deve discorso. Ti ho detto, ha fatto un recitato, c'erano delle virgole, non le ha lette. Io l'ho allora così, non l'ho trovato così fastidioso, anzi. Sarà che l'ho concentrato su quello che voleva dirmi. Io sto guardando i difetti, tu stai guardando i pregi. Allora non dire che non ci sono difetti. No, non lo so, non se scrivi la virgola, dilla. Allora, non è una roba che mi ascolterei tutti i giorni. Lo trovo una valida alternativa e soprattutto lo trovo un video fatto così, anche da indipendente. Ma il video è bello. Che superi di gran lunga fatti. Sì. Ho preferito questo a quello dei Maneskin. Sì, perché là c'era un grande budget e hanno fatto una roba che non voleva dire niente, preconfezionata. Bravo, stavo comparando questa cosa. Qua si stanno, si sono sbattuti a fare una roba concettuale che per quanto dovesse solo tirar fuori delle immagini mentali associate alla canzone ci stava. C'era qualche ricchionata gratuita. Sì, quello. Nell'acqua col sangue che piange. Tanto cioè è una roba in più che per secondo me non serviva ai fini di quello che era poi il risultato finale che è molto bello. Faceva più effetto tu che ti depresso come un minchia quando tutti facevano festa. Quello è più figo. Rendeva meglio l'idea e non era una cosa gratuita poi, da emo brutto. Anche la roba che mi hai fatto notare della regia della videocamera che non girava non in abbastanza fluido ma lì è dato un po' fastidio. Però e sembravano di quelle immagini a campo aperto che lì effettivamente se non hai una era bello i colori, era bello il tramonto, cioè, bello il girasole, bello tutto. Però e poi il recital, ti dico, lì siccome a te non lo so che non ti piace il teatro e quelle cose lì, non mi frega il teatro. Però se devi dare importanza alle frasi, la letta troppo veloce e poi anche sottotono come voce, ma però sì, ma anche però non vorrei che fosse fatto anche i Giamelli Diversi. Sapevo che lo stavi per dire, no vabbè, me ne sono reso conto dopo.
Raga, noi vi lasciamo qua sotto il link del video del ragazzo. Andatevi a scrivere cosa ne pensate. Non insulti omofobi, perché tanto sarebbe come sparare nella vaschetta dei pesci rossi. Si vede che così. Cioè, poverino, c'ha sta malattia, guarirà, non lo sappiamo. Quindi una poi, malattia. Se Gesù adesso oltre alle lobby delle femministe, anche le lobby dei. Poi, se Gesù lo vuole perdonare per la sua oscena omosessualità, quelli sono. Sarebbe da col nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Mi è piaciuto molto, bravo.